Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sacrestia antica. Questo era un luogo importante perché qui Padre Pio confessava, in questi angoli della sacrestia, confessava gli uomini. E c'è una testimonianza, un racconto che ascoltiamo direttamente da un testo di Padre Marcellino Iasenzaniro che ci scrive di una testimonianza di qualcosa che è accaduto nel 1963. Racconta quest'uomo che andò a confessarsi da Padre Pio, invogliato e accompagnato da un suo amico. Scrive il racconto di Padre Marcellino: Padre Pio non mi fece neanche inginocchiare e mi aggredì con una scarica tremenda di parole di fuoco. Il titolo più pulito che mi ha dato è stato quello di sporcaccione. Credevo di morire dalla vergogna, anche perché, scrive, quando cominciò ad alzare il tono della voce, gli altri ascoltavano. Come Dio ha voluto, mi sono allontanato dal confessionale e dopo essere uscito ad un certo punto in un grande stato di confusione, sono andato da un altro sacerdote e mi ha detto: se Padre Pio ti ha trattato così, ti vuole bene, vuole salvarti. E dopo averlo ascoltato con molta pazienza, ha sentenziato anche quel sacerdote: devi cambiare binario. Avevo una religiosità superficiale, credevo di salvarmi l'anima soltanto recitando le preghiere della sera, segnandomi quindi al mattino, mi confessavo pure ma continuavo a peccare, racconta. Tradivo la mia famiglia e nel commercio che esercitavo non sempre ero giusto. Dopo l'incontro con Padre Pio però qualcosa cominciò a cambiare e a poco ho scoperto che il mio grande peccato era quello di non pentirmi. Continuai a scendere a San Giovanni Rotondo per rivedere Padre Pio, contai una prima, una seconda, poi ancora, fino a 7. A distanza di qualche mese l'una dall'altra, ma mi tenevo sempre lontano da questo luogo, dal confessionale. Una volta mi misi nella sala di San Francesco, dove Padre Pio sarebbe comunque passato dopo le confessioni delle donne, ma ero in un angolo, soltanto per vederlo passare. Quando uscì dall'ascensore, girai un po' la testa e allora lo seguii con la coda dell'occhio. Ad un certo punto, un fatto strano, racconta, la piccola folla di uomini si divise in due proprio per fare spazio. Allora lui serrò le braccia al petto e non si fece baciare le mani da nessuno. Venne direttamente verso di me, mi allungò la mano per la benedizione, io gli baciai la mano e lì cominciai ad acquistare un po' di coraggio. Un giorno acquistai forza e, avendo la prenotazione, mi accostai al confessionale e come prima cosa immediatamente gli dissi, scrive, padre, mi pento, volevo dire mi addoloro perché non mi pento dei miei peccati. E non è un pentimento questo, disse Padre Pio con grande sollievo per lui. Così lui fece l'accusa di tutti i suoi errori e Padre Pio gli diede l'assoluzione. E lui scrive, quando mi allontanai dal confessionale mi sembrava di volare.